signori e signore, in questo nuovo video sempre siamo sulla nostra bellissima barca. E cosa facciamo sulla barca? Ovviamente non siamo su quella di Barba Scura, perché noi siamo sulla Perla Nera. Lui non so come si chiami la sua barca, però ci siamo sopra la nostra bellissima Perla Nera. E per stare bene sulla Perla Nera cosa ci serve? Ci serve il vestito adatto che noi stiamo facendo per diventare Capitano Jack Sparrow. E oggi cosa facciamo? Oggi facciamo, abbiamo fatto il camicino, il nostro wristband, il gilet, e oggi facciamo la giacca. Esatto, facciamo la giacca. E cosa ci servirà per fare la giacca? Ci serviranno tre cose. Ci servirà prima di tutto la stoffa, così, una stoffa marrone. Un marroncino più o meno, che però ad esempio io ho sbagliato, cioè non è che ho sbagliato, è che ho trovato quella lì, questa stoffa che andava bene come colore, a $1 alla yarda, che vuol dire un euro al metro, ed era del colore giusto ed era tutto giusto. Ho detto, chi se la fa scappare, e me la sono presa, anche se non è il materiale giusto, perché la giacca di la giacca originale di Jack Sparrow è di lino, come il nostro gilet, però ho trovato quella, per il momento ci va bene quella, poi in futuro ne facciamo un'altra se ci gira il piffero e se soprattutto troviamo il lino marrone a un prezzo basso, perché questa è la cosa importante. E poi cosa ci servirà? Sempre la stoffa cotone grezzo bianco. E poi cosa ci servirà? Ci servirà per fare dove ci sono i bottoni, o utilizzate il filo dorato e fate con il piedino per fare il ricamo dei bottoni, oppure per le persone più pigre potete comprare questo cordino dorato per fare, al posto di fare veramente il taglio del bottone eccetera, dove poi il bottone entrerà, ci cucite questo, che più o meno come risultato è uguale. Ora, io più che noi, che perdo sempre il tool qua, cosa uso? Uso il modello, questo modello qui, della Simplicity, che è praticamente un modello che vendono qui in America, non so se in Italia lo vendano. Comunque, potete cercarlo su internet o ve lo potete anche far spedire, poi non so quanto costino le spese di spedizione, però diciamo che vale la pena, perché sono riuscito a fare tutto questo cosplay di Jack Sparrow non avendo mai cucito. Questa è la prima volta che faccio un vestito, quindi signori possiamo iniziare con questo tutorial, certo che possiamo iniziare. Quindi, come diceva Gandalf il grigio, cucite sciocchi! Ok, come al solito, iniziamo come? Tagliando la stoffa. Quindi prendiamo la nostra stoffa e, dopo aver trovato i modelli in giro per la stanza, li appoggiamo sopra con gli spilli. Oltre a questa ripresa quasi alla Tarantino, fissiamo con gli spilli il nostro modello alla stoffa. E dopo che ce la facciamo, ritagliamo tutti i pezzi.
Ora, dopo averlo fatto con la stoffa per la parte esterna, prendiamo la stoffa bianca e rifacciamo la stessa, ritagliamo gli stessi pezzi per fare la fodera interna. Quindi dobbiamo fare la giacca, le maniche, eccetera, eccetera. Questa volta però lo facciamo su del cotone grezzo. Ricordatevi gli stessi pezzi che avete fatto per la giacca, perché dovrete cucire due volte la giacca, una volta con la stoffa grigia, barra marrone, e una volta con la stoffa bianca. Te capì? Bravo, Fiel! Ecco, iniziamo con la tasca. Quindi abbiamo i due pezzi, abbiamo la stoffa bianca, abbiamo la stoffa grigia. Noi prendiamo con gli spilli, fissiamo la stoffa bianca con quella grigia, tacchete, 1, 2, 3, 4, cuciamo e dopo rigiriamo il tutto. Poi per fare la tasca, se volete capire come fare la tasca, viene spiegato meglio nel video del gilet, nel video precedente. Vi spiego proprio come fare la tasca e come fissarla nel modo corretto. Ora qui adesso faccio il segno di dove andrà il taglio per la tasca. Ritaglio il mio bebusit. Metto la fodera della tasca. Ricordatevi che le due tasche vanno fatte prima di attaccare la fodera, perché sennò poi non riuscite a cucire l'ala. Ora dobbiamo cucire, come ho detto, la tasca, l'ala della tasca al nostro giacchettino. Ok, ora uniamo i vari pezzi tutti insieme, quindi uniamo la schiena, uniamo le spalle e basta, è quello che i pezzi che abbiamo. Ricordatevi di fissarli prima con gli spilli per avere per essere sicuri che la stoffa non voli via, cioè che non è che voli via, ma che si sposti mentre cucite e che vi faccia fare errori. Ecco, ora è il momento di attaccare le maniche, cioè di cucire le maniche. Quindi prendiamo la stoffa che abbiamo tagliato e uniamo le due maniche insieme. Quindi cuciamo la parte sopra e la parte sotto della manica. Sia per la sinistra che per la destra. Quindi tac 1 e tac 2. Ora è il momento di attaccare le nostre maniche alla nostra giacchetta, quindi prendiamo, rivoltiamo la giacchetta, prendiamo la prima manica e iniziamo a fissarla con gli spilli, perché questa è difficile cucirla senza spilli, perché per riuscire a cucire dovete piegare tutta la stoffa, quindi vi esce, quindi il mio consiglio è attaccatela con gli spilli che fate prima, è molto più veloce e molto più semplice. E vi risparmiate un sacco di tempo. Ora è il momento di fare i risvoltini della giacca. Quindi prendete i vostri due pezzi, il pezzo bianco e il pezzo grigio, marrone, quello lì, della giacca, e li unite insieme. Ricordatevi, di questi qui dovrete farne 4 pezzi, perché poi li unite insieme, 2 e 2, e 2 per una manica, 2 per l'altra, li attaccate alla manica. Ora, dopo aver fatto questo, questa cosa bellissima e magica, cosa dovete fare? Dovete fare gli stessi passaggi che avete fatto per la giacca prima, con la stoffa bianca, però messa al contrario, perché poi voi dovrete
mettere le cuciture verso l'interno della giacca, quindi le cuciture della giacca marrone che sono verso l'interno andranno a toccare le cuciture della fodera bianca all'interno. Poi ovviamente dovete riuscire a cucire i lati per poi rivoltarla e avere tutti i bordi della giacca fatta bene, così da avere l'interno fatto a modino, come si suol dire. Vedete, io adesso sto cucendo la parte grigia con la parte bianca, vedete lì che sporge un po', che sporge un pochino, vedi? Anche qui adesso sto facendo il risvoltino della parte sotto, perché ricordatevi, dovete sempre lasciare il fondo della giacca aperto, perché sennò poi non riuscite a girare la giacca, perché ricordatevi che tutto questo lavoro lo state facendo al contrario, con la giacca al contrario, con la parte interna verso l'esterno. Ora che avete finito tutto l'interno, lo rigirate e fate l'orlo della parte in basso. Ok, ora siamo pronti a fare il ricamo del bottone, quindi mettiamo il piedino per fare gli orli dei bottoni e con il filo dorato facciamo il nostro bellissimo bottone, cioè i nostri buchi per i bottoni. Ne dobbiamo fare un bel po', sì, tipo 10-15, una quindicina di bottoni. Poi i bottoni, io vi metterò il link in descrizione, io li ho comprati su AliExpress, ricordatevi, arriveranno dopo tanto tempo, perciò dovete prenderli con largo anticipo, miei cari. E comunque questo è il modo in cui si fanno i bottoni: prima si fanno i lati, quindi davanti e dietro, cioè prima si fa davanti, poi si va avanti, racchete, poi si fa la righetta che va indietro, poi si va indietro, capito? Questa super descrizione, la stessa super descrizione c'era quando ho fatto i fori dei bottoni per il gilet. È difficile da descrivere, capito? Però comunque avete le varie descrizioni sulla macchina da cucire, come farlo, oppure al massimo chiedete alla vostra nonna, che la nonna lo sa sempre, capito? Ecco, visto che a quanto pare ho cancellato per sbaglio il video dove attacco i polsini della giacca, vi mostro con le istruzioni. Praticamente noi abbiamo cucito le due parti, quella bianca e quella grigia, insieme. Poi li abbiamo cucite un'altra volta insieme perché erano abbastanza lunghe. Quindi le abbiamo cucite insieme per far sì che possano fare il giro della nostra manica. E ora che ce le abbiamo tutte insieme e abbiamo messo la fodera interna, possiamo cucirle. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la nostra manichina e il nostro risvoltino, possiamo chiamarlo, e li uniamo, ovviamente al contrario, praticamente tenendo il risvoltino attaccato alla manica in questo modo, cuciamo e poi nel momento in cui lo rigiriamo, quindi abbiamo girato il tutto, quindi abbiamo la fodera verso l'esterno, poi quando abbiamo cucito lo rinfiliamo e abbiamo praticamente la manica che va così, con la parte bianca esterna, perché noi abbiamo anche foderato, ricordatevi, il risvoltino, quindi la parte qui esterna, perché adesso qui la manica è stata rigirata, quindi questa è la parte esterna, che poi nel momento in cui noi la giriamo indietro in questo modo, questa qua deve essere bianca e questa è grigia, perciò abbiamo il grigio verso l'interno e il bianco verso l'esterno, come si può vedere qui. Vabbè, adesso qui è grigio, ma perché loro non hanno fatto come l'ho fatta io, l'hanno fatto in modo diverso, io ho seguito quello del film. E si cuce e poi dopo fate
i bottoni. Loro l'hanno fatto prima, ma potete sceglierlo se farlo prima o farlo dopo lei stessa. Non è né più difficile né più semplice. Perciò, così si attacca. Purtroppo devo aver cancellato per sbaglio i video, quindi ciccia. Bisogna trovare un rimedio. Ecco, vedete? Praticamente voi prendete il polsino, lo girate, quando è più difficile come è, e lo cucite in questo modo per far sì che le cuciture siano da questa parte esterna, vedete? Così, tac, e poi nel momento in cui lo rigirate con la parte bianca verso l'interno, avrete un polsino, polsino barra risvoltino barra come lo volete chiamare voi, perfetto, così, vedete, tac, bellino bellino, capito? Ta-dan! Ed eccola qua, signori, la nostra giacca, la giacca del Capitan Jack Sparrow. Sì, perché la nostra bellissima giacca per andare sulla nostra nave. Dov'è? Qua. Oppa! Oppa! Ok, come potete vedere qui i bottoni non sono ancora stati messi perché non mi sono ancora arrivati. Come potete vedere la differenza che vi dicevo prima, qua sopra, che praticamente sulla macchina da cucito c'è la possibilità di fare il buco per il bottone. Quindi voi o potete fare così dappertutto, che ci vuole un po' di tempo, oppure con quel nastro dorato che vi ho detto potete farla in questo modo, ce lo cucite sopra e più o meno dà lo stesso risultato. Ovvio, questo dà un pochino più sull'occhio, ma perché? Perché è ancora, questo è un d'oro più lucente, questo è meno lucente, però nel momento in cui tu invecchi pure questo non si vede così tanto la differenza. Però, come ho detto negli altri video precedenti, invecchieremo i costumi più avanti, tutti i vestiti dopo, in un unico video vi faccio vedere come invecchiare i vari vestiti, o magari in due, adesso non lo so. Comunque, questa è la nostra giacchetta di Jackie Sparry, vedi, bellina, qui ci mancano i vari bottoni, qui non ho ancora messo le cuciture, ma perché? Perché sono una persona pigra e volevo fare un attimo altre robe, anche perché stavo aspettando, volevo vedere, capito? Capito, bravo. E quindi, signori, siamo arrivati al più o meno completamento del vestito di Jack Sparrow. Ora cosa ci mancheranno? I pantaloni. Quindi nel prossimo video, signori, vi mostrerò come fare i pantaloni di Jack Sparrow. Poi la nostra, come si chiama, il nostro costume, mancano ancora degli accessori, cioè la parrucca, le cinture, perché le cinture sono molto importanti, anche la parrucca, diciamo, perché così, vabbè, però forse la parrucca è più importante delle cinture, però noi facciamo anche le cinture, le tre cinture, la parrucca, e poi, se riesco, e se ho voglia, facciamo anche gli stivali di Jack Sparrow. Ah, e poi cosa ci manca? Ci manca il cosino di cuoio che va sulla mano. Quindi, signori, restate sintonizzati per poter finire il vostro costume di Jack Sparrow. Quindi, dalla Perla Nera e dal Capitano Jack Sparrow è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Millennium.